faccio parte del corteo storico che dal 2001 è stato fondato in occasione della festa medievale. Siamo circa 100 persone vestite in costumi medievali. Quest'anno possiamo ringraziare anche il gruppo dell'Aquila venuto apposta per fare contribuire a questa festa. Nonostante tutto, ci sono anche altre persone che partecipano dall'esterno, da qui non si può vedere perché dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al mangiare, a qualsiasi cosa, ora non vengono in mente. E questa è una festa, come detto, che si ripete da circa 7 anni e speriamo che negli anni futuri si possa sempre migliorare di più. Vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione e spero che le immagini saranno di vostro gradimento. Grazie. Buonasera, noi siamo un gruppo storico dell'Aquila, rappresentiamo la nostra città qui da voi, siamo un gruppo di rievocatori e cerchiamo di riportare quello che può essere i nostri usi, i nostri costumi nell'anno 1400 e cerchiamo di riportarlo ai giorni d'oggi per farlo conoscere ai ragazzi, per far rivivere quello che è la nostra storia e il nostro passato. Ringraziamo l'organizzazione di questa festa, questo bellissimo paese che ci ha invitato e cercheremo di fare del nostro meglio con i nostri combattenti, il nostro alfiere con la bandiera, parlare per divertire tutta la corte e cercheremo di fare del nostro meglio per far conoscere quello che poteva essere la vita l'alba porta timore. Nel non lontano 1215 Papa Innocenzo III, al secolo chiamato Lotario Conti, ci ha donato a suo fratello Riccardo Conti. Genti ergono a nostra protezione, 7 torrioni controllavano gli invasori e la torre solitaria domina tutta l'area. 2 porte, una a sud e l'altra a nord, permettono l'accesso solo a chi ha il permesso. Grande vita all'interno del borgo, senza per questo creare ingorgo. C'è fieri, tanti barbieri, tra odori e sapori, tanti pittori. Il fabbro e il maniscalco davano vita a un'epoca. Non renderanno la vita dura a chi di voi avrà una condotta pura. E per svagarvi un pochino c'è anche il mago Merlino, che tra pozioni, amulete, sfere di cristallo, vi auspicherà una vita da vassallo. Ma attenzione all'inganno.
Se le spese vorrete fare, la vostra moneta dovete cambiare e lo scudo dovete usare, ma guai ad imbrogliare, le guardie ve la faranno pagare. Avanti gente, in questa festa medievale c'è tanto da fare, tra spade, torture, tante avventure, tra il re e la regina c'è tanta allegria. Allora cosa aspettate? Volete entrare? Ma ascoltate gente, attenzione all'inquisitore. Dunque, che si apra il portone per la grande manifestazione di tutta la popolazione. Andiamo più avanti.